sfida tra Atalea Medical Sandrigo ed Egas Vercelli, sesta giornata del massimo che merita. Non meritava sicuramente di stare in fondo a zero punti. Tatalan intanto ancora lui, Matti Brigio la salva, bellissima parata, se ne va adesso il Sandrigo con Lazzaro ancora da giocare in questa prima frazione di gioco. Cino Miguelez guadagna qualche metro, guadagna l'area, la scarica lì, però riconquista adesso il Vercelli con Neves che appoggia per Maniero, la infila Maniero, Giorgio Maniero dunque porta in vantaggio il Vercelli a 21 primi e 9 secondi dal termine del primo tempo. Giorgio Maniero 1-0 per il Vercelli. Diagonale all'indietro per Ghirardello, ultimi 5 secondi per andare al tiro, lo fa adesso Ghirardello, il tiro al volo di Ardit, grande occasione per Telea Medical, e qui bravo Mattia Vercelli, è già la terza palla angolata che Verona riesce a portare via. Qui cosa si mangia Pietro Lazzarotto? Era un gol fatto, Silecchia e Marinelli, Miguelez va a servire Moiano, Moiano cade in area, Moiano tutto regolare anche in questa occasione, contropiede del Vercelli, ancora Maniero che va a trafiggere Matti Bridge, Bridge che adesso ha qualcosa da ridire a Josef Silecchia, gol tutto solo Diogo Neves. E adesso la transizione è targata Telea Medical Sandrigo. Il tiro di Miguelez e la rete. Cino Miguelez la accorcia a 58 secondi dal termine del primo tempo. Si riporta a meno uno il timer che nel frattempo è ripartito. Ardit. Ancora Marco Ardit. Verso l'attimo, qui poteva anche provare la conclusione. E gol! Gol di Marco Ardit, aveva provato un alza e schiaccia che poi mi è molto stato bravo a riprendersela qui, però mi è stato strozzato l'alza e schiaccia. Tanto si è conclusa, il tiro di Moiano in girata, Moiano si sblocca, seconda rete stagionale per lui. È incontenibile la gioia, la rabbia quasi di Juan Moiano. Calma a ragionare in questa azione, tanto Ghirardello in mezzo per Moiano, riconquista Neves per Maniero, tiro di Maniero e Tatalani d'astuzia, se lo sono perso qui, d'esperienza più che d'astuzia quella di Tatalani, non fallisce mai in allontana con la stecca Juan Moiano e va a riconquistare il possesso per i suoi. Juan Moiano, ripartenza Telea Medical, Moiano, il tiro di Moiano, si è fatto il cost to cost, Juan Moiano si è sbloccato diciamo da dietro la sua porta, se n'è andato, è andato, ha cercato di sorprendere proprio a fil di palo Mattia Verona, qui un contatto tra Tatalani, qui è accentuato Tatalani, molto ingenuo, infatti si becca il cartellino anche. Espulsione, due minuti per Massimo Tatalani, di Maniero e gol di Massimo Tatalani. Miguelez Ardit con doppietta di Juan Moiano per lui a Tatalani, intanto con proteste. E questa è una buona notizia per Telea Medical Sandrigo, sicuramente. Certo, non te lo aspetti da un giocatore di esperienza così. Un passo in